quindi meglio di un decimo netto rispetto alla fase di qualifica. Adesso è il momento di Israele, che ha ottenuto il settimo posto nella qualifica. Okay. Israele non fa parte delle squadre che possono ambire a un podio, ma la Bulgaria, che vedremo dopo, sì, un Israele che è riuscito anche a ottenere una finalista di specialità nell'individuale, la Risenson, che ieri è terminata in nona posizione. Ricordiamo che occorre disputare 18 difficoltà e bisogna presentare 6 cambi di formazione e soprattutto bisogna lavorare molto sugli scambi e le collaborazioni che, come abbiamo già spiegato, non sono la stessa cosa, oltre ovviamente alle difficoltà miste. Quando cioè 4 ginnaste scambiano, la quinta difficoltà è quella corporea e le difficoltà miste hanno un valore più basso rispetto alle altre. Se ad esempio una ginnasta esegue un valore di difficoltà E e un'altra una D, viene riconosciuta dalla giuria la difficoltà D. Del valore più basso. Al di là della differenza con la Bielorussia come inventiva e soprattutto come precisione nei movimenti, si nota in Israele una crescita costante dovuta anche all'innesto di tecnici della Russia nella formazione israeliana, che hanno aumentato il senso artistico della stessa esecuzione. Infatti hanno fatto un grandissimo salto di qualità le ginnaste di Israele, hanno sempre esercizi molto grintosi e molto vivaci. Al Beijing University of Technology è di scena il concorso a squadre. L'Italia, dopo l'esibizione della Bulgaria, della Russia, dell'Azerbaigian e dell'Ucraina, dirà la sua parola su questa finale. È già scesa in pedana la